Sì, è uno dei patrimoni di Montevarchi, quindi ringrazio innanzitutto io la famiglia Bonetti che dall'acquisto ha voluto piano piano, con gradualità, andare a recuperare questo patrimonio, io direi, non solo di Montevarchi, del Valdarno, della Toscana. Un patrimonio che sia storico, ma nello stesso tempo un patrimonio naturalistico, fondamentale e anche, io direi, urbanistico. Quindi su questo il Comune Montevarchi sarà vicino alla famiglia, a tutti coloro che vogliono intervenire, e metteremo a disposizione tutte le possibilità per integrare questa sinergia fra pubblico e privato. Nello stesso tempo, quindi, oltre al ringraziamento, un invito anche ai miei concittadini a visitare il Pinetum, a visitare questo patrimonio naturalistico davvero unico e nello stesso tempo a visitare le nostre colline, perché questo è uno dei tanti patrimoni che all'interno del Valdarno caratterizzano le nostre colline. Le nostre colline quindi che riescono a dare sinergia fra turismo, cultura e nello stesso tempo rispetto del paesaggio. Allora, per il Pinetum ci sono grossi progetti, perché oltre al recupero vorrei anche poterlo riutilizzare anche per delle manifestazioni pubbliche come concerti, musica, arte, queste cose qua. Vorrei aggiungerci un po' del mio, cioè dire riportarlo a come l'aveva fatto Giuseppe Gaeta, però aggiungere qualcosa anche di più contemporaneo, perché ovviamente siamo nella nostra epoca e quindi bisogna rispettare un po' anche la nostra impronta, no? Allora vorrei nella parte alta, dove c'è la parte del Belvedere, realizzare un teatro all'aperto per concerti e cose varie. Il resto poi dopo, ospitando, la mia intenzione è quella di ospitare tutti gli anni degli artisti semi sconosciuti e ripopolarlo però con delle sculture e delle opere contemporanee. Qui sono stati invitati per il mese di agosto 7 artisti che stanno lavorando su 3 livelli, sulla memoria della casa e delle presenze delle persone che hanno vissuto la casa Villa Gaeta, sulla memoria del bosco, quindi che si stanno concentrando soprattutto con delle opere sia di pittura che di fotografia sul bosco, e con delle sculture sugli elementi che caratterizzano, diciamo, la parte decorativa della villa. E questi 3 elementi verranno messi in esposizione, quindi verranno esposti il 19 settembre nei locali sotterranei della villa e all'esterno. Un altro livello di lavoro è stato chiamato una videoartista che sta facendo sia una documentazione storica del lavoro che stanno facendo i ragazzi, gli artisti, e sia darà una sua impropria immagine attraverso un video del racconto della casa, proprio per, attraverso l'arte contemporanea, quindi una presenza contemporanea, si vuole, come dire, recuperare la memoria di questo luogo.